Poveri ma belli, libro di Lucio Biancatelli sul Pescara dei miracoli di Giovanni Galeone. Sono passati 30 anni, ma i ricordi sono davvero indelebili. Sì, sono passati 30 anni e più, però il ricordo è vivo, vivissimo nella memoria dei pescaresi, naturalmente soprattutto quelli diciamo della mia generazione o più grandi, ma anche nei giovani. La cosa incredibile che ho notato è che anche nei giovani, quelli che magari erano piccoli, questo ricordo del Pescara di Galeone resta ancora, anche se solo dal ricordo e dal racconto dei padri. Insomma, mia mamma era di origine appunto di San Vito, dei miei nonni, e ho un ricordo speciale di quel periodo e di quel Pescara. Ho proposto l'anno scorso all'editore col quale collaboro, insomma avevo già scritto due libri sul tennis anni 70. Amo molto lo sport degli anni 70-80 e credo che questa sia una delle più belle storie di calcio anni 80 in Italia, e sono molto contento di averla raccontata. Sapevo che era una bella storia, poi entrando nello specifico, raccogliendo i racconti di tutti i protagonisti, da Galeone a tutti i giocatori di quell'epoca, il presidente Marinelli e poi anche i cronisti, i testimoni come Enrico Rocchi e Antonio De Leonardis, mi sono accorto, se possibile, che la storia era ancora più bella di quella che ricordavo io. Galeone, che è rimasto un mito, è ancora oggi un mito per i tifosi del Pescara. Come se il destino avesse voluto unire un ambiente, una città, una tifoseria ed una persona che, anche se erano lontane geograficamente, però avevano qualcosa che le univa dal punto di vista del carattere, dell'indole, questo coraggio, questa voglia di stupire, un po' questa sfrontatezza. Quanto è cambiata Pescara rispetto a 32 anni fa? Se è cambiata, probabilmente sì. Pescara resta ancora adesso una città vivace, vivace e molto viva. All'epoca c'era una sorta di dolce vita, un po' come l'ho anche voluta descrivere io nel libro, cioè la dolce vita che abbiamo avuto a Roma negli anni 60, probabilmente qui a Pescara in qualche modo c'è stata in quella metà degli anni 80, dove tutto sembrava magico. Il Pescara di Galeone, la pallanuoto di Estiarte, la pallavolo, Benetton, Ayrton Senna, personaggio stesso di Eriberta, una città vivacissima. La differenza grande è che i giocatori mi hanno raccontato, all'epoca noi la città la vivevamo, stavamo in mezzo ai tifosi, alla Croce del Sud, o da Michele al ristorante. Adesso è diverso, i giocatori qui, c'è stato anche il magico Pescara di Zeman, però quei giocatori lì non vivevano la città come si viveva negli anni 80, e lo stesso Galeone, come viveva la città lui, nessun altro allenatore l'ha mai più vissuta.